E allora, io adesso mi sposto sul palco e chiederò agli autori, visto che adesso entriamo nel vivo dei loro libri, di raggiungermi partendo dalla prima autrice, che è Ellen Collett. Eccoci qua, ancora un applauso. L'autrice e l'interprete, che ringrazio, Alice Bertinotti, ci aiuterà in questa conversazione, in questa intervista. Qui. Allora, questo è il libro, l'avete già visto, ma qualcuno forse l'avrà anche già letto. È un romanzo che ha, c'è scritto proprio in copertina, un romanzo su Sylvia Plath, che ha vinto, ha meritato appunto il più importante riconoscimento letterario svedese, Logos Prize. È sulla vita di Sylvia Plath, o meglio sul suo ultimo anno di vita. La poetessa americana, come saprete, è morta, suicida, poco più che trentenne, l'11 febbraio del 1963. Ellen Collett parla dell'ultimo anno della sua vita e di quanto possa essere crudele la vita coniugale e quanto possa essere faticosa la maternità e faticosa anche la messa in scena dell'inganno della perfezione, della famiglia perfetta, la casa nuova, il secondo figlio in arrivo, un romanzo da scrivere, eppure in quella casa rimbomba la solitudine, quei bambini sono in qualche modo energivori, divorano l'energia della poetessa senza rinnovare in lei in qualche modo lo spirito artistico. E poi più la sua pancia cresceva, appunto, più lei si sentiva scomparire come scrittrice, fino all'infelicità finale, definitiva, e quella testa infilata nel forno che l'ha resa tragicamente eterna. Vi leggo un passaggio, faccio la prima domanda all'autrice. Ted, il marito di Sylvia Plath, anch'egli scrittore, stava aprendo una busta in cucina. Erano arrivate 3 lettere per lui, sembrava felice, aveva ricevuto una comunicazione dell'associazione degli scrittori, borsa di studio accordata, era una bella notizia per la famiglia. Allora perché qualcosa mi raggelava dentro? Cos'era quell'inquietudine di cui non riuscivo a sbarazzarmi? Ero lì nella mia perfetta composizione senza tempo, ero seduta lì, sì, felice, ero la moglie incinta di un marito scrittore. Non era quello che volevo? L'esistenza era come avrebbe dovuto essere, ma non come quel giorno idiota che si rifiutava di obbedirmi. Ecco, io credo che ci sia qui, e lo voglio subito chiedere all'autrice, qualcosa di difficile da dire, da nominare, e voglio chiederle proprio quanto può essere pieno di sfumature inconfessabili, pieno di chiaroscuri, l'amore. Is this the right? Yeah. Hello. Buonasera. First, I would like to thank you, the Strega Prize, for creating this space for newly written European literature. I'm really honored to be here. So, the question you're asking is about love, isn't it? Yeah. Well, yeah, actually I started writing this... L'amore e l'invidia. Yeah. Love and envy, and it's shadows and the complexity. Love and envy. Yeah, it's complexity. And actually I started writing this this project, this text. It was all about love, actually. And it was all about love in the bodies of 2 young writers. And all the complexity, I mean, being a writer... I mean, in the first place, I think that is that's a really, I mean, complex way of living in a way. And Sylvia Plath, she always arranged her life in order to get to write and collect material to write about. And I wanted to write about these 2 young writers being in love, but also at the same time hiding, you know, that the to me, like this
this artistry and this drive to write and this urge to just collect material from reality all the time and maybe not stay in your body and maybe not stay in life, you know, that creates a tension in a human being, a real tension. So imagine then two people under the same roof with this complexity, you know? And yes, really, really hard. But also envy, you talk about envy because actually many of my readers, a lot of my readers talk about that this book really, I mean, creates a space for all the feelings that you always bear within you, but that you always hide, you know? I'm actually quite glad to hear that because that makes, it realizes to me that really this is in everyone, you know, because Sylvia Plath, she's the image of this, like having all these feelings up and downs all the time, like a roller coaster actually. Aveva già provato anche a commettere un suicidio alcuni anni prima, però. She already attempted suicide years earlier. Yes, she had, of course. So she had that with her. She had that in her luggage in a way. But the envy, it started really with me as a person in my life going through a lot of envy because I was really envious with my husband being this male writer and everything went really quick for him. Everything was quite easy for him, you know, being a writer. And I was struggling and struggling and struggling. And to me, it felt like, okay, I need to use like every cell in my body in order to be listened to. While for him, it was very easy, you know? And he was always groomed by his publishers. They were always helping him, you know? So I was very envious because we have always been we have had the same amount of seriousness in our writing, both me and him. And then I was envious about his freedom, the freedom he could have as a father, which I felt I lacked as a mother, you know? So that was direi the starting point. So all'interprete di tradurre anche perché il finale mi porta alla seconda domanda e mi fermerei qua su questa prima. Perfetto, posso usare questo. Vi ringrazio tutti per essere qui con me stasera, ringrazio tutto il team del Premio Strega Europeo, è davvero un onore essere qui con voi. Allora, mi è stato chiesto, l'amore è pieno di ombre, di conflitto e talvolta anche di invidia. Quando ho iniziato a scrivere questo romanzo volevo concentrarlo tutto attorno al tema dell'amore e sì, abbiamo due scrittori, due giovani scrittori, due giovani artisti della parola e il tutto si complica perché appunto sono scrittori, condividono la scrittura. Sappiamo che Sylvia Plath, e lo racconto nel mio romanzo, è una scrittrice molto metodica, precisa, collezionava materiali, si organizzava l'intera giornata, la settimana, attorno alla scrittura, all'atto di creare. Ecco appunto, in questa coppia sono due scrittori si amano scrivere, ma si nascondono anche in un certo senso, perché la loro creazione, l'impulso artistico li astrae dalla realtà, è come se dovessero uscire dal proprio corpo, è come se dovessero uscire appunto dalla realtà della loro quotidianità per poter scrivere e creare. Questo crea una reale tensione. Poi sono una giovane coppia e due scrittori, due artisti sotto lo stesso tetto. Immaginate la complessità della gestione della vita familiare. Invidia. Abbiamo menzionato l'invidia in questa citazione appena letta. Questo è un sentimento che spesso tutti noi tendiamo a nascondere. Molti lettori me l'hanno detto. Ho letto nella tua opera anche sentimenti contrastanti e mi sono riconosciuto, mi ha fatto piacere sentire questo. Sylvia Plath, lo sappiamo, come artista, come poetessa, è il simbolo dell'instabilità emotiva, aveva anche commesso un tentativo di suicidio negli anni precedenti a quest'anno che racconto nel romanzo, ma anch'io devo dire sono riuscita a spiegare questo sentimento nel romanzo perché nella mia vita ho provato invidia. Mio marito infatti è uno scrittore e per scrivere per lui è piuttosto semplice, io invece devo sforzarmi per creare con ogni cellula del mio corpo, devo veramente chiudere il mondo fuori e ascoltare la mia
mia voce interiore per poter scrivere, per poter creare. Lui invece ha una casa editrice che lo coccola, che lo tratta sempre benissimo. Entrambi siamo due artisti molto seri, ma abbiamo proprio due esperienze così diverse. Molto interessante. Dicevo che la conclusione della sua prima domanda, la sua prima risposta mi porta dritta alla seconda, perché nelle prime pagine di questo romanzo, che comunque è la storia dell'ultimo anno di vita di Sylvia Plath elenca, proprio fa un elenco, dei 7 motivi per cui in realtà varrebbe la pena continuare a vivere. Ben 3 di questi 7 sono legati ai suoi figli, addirittura il primo punto è proprio la pelle di suo figlio piccolo. Appunto, lei a sua volta è una scrittrice, è moglie di uno scrittore, ma è anche una madre, e volevo proprio capire che avventura è stata per lei calarsi nella voragine psicologica di Sylvia Plath. Ok. Well, actually, it started as a yes for me, but I also started writing this with some kind of feeling, because when a person like you tells me that I have written a novel about Sylvia Plath, I actually get a little shocked, you know, because what have I really, you know? But the thing is that with writing, I think that you need to go where it's the most scary, you know, the things you are really, really afraid of, and you need to go deep down in things that you really need, you know, that you should stay away from, in a way. So I needed that. I mean, I needed that like density in my writing. You know, I needed it to be like that intense. So I took this upon my shoulders to just try. But in the end, it was actually a bit exhausting for me to write this story. I mean, my readers tell me that it is a bit exhausting to read. And then I tell them that, well, yeah, okay. So it was obviously very exhausting to write this, but it was also a beautiful, beautiful process. And I managed to discover a lot about Sylvia Plath, obviously, that was not like known to me. And that was also one of my reasons writing this story. I really wanted to like untie Sylvia Plath from the shadow of her death, because she is mostly famous for her death and the way she died. And that sort of overshadows her writings, mm-hmm. her fine, fine writings. And it feels a bit sad, you know, that you always have to like, to meet that image of the dead woman all the time. I mean, a lot of male writers committed suicide back in the days, but I mean, they are maybe still most famous for their writings. But you know, so that was like partly my little mission. I really wanted her to come alive. And you say that she was vanishing from, In your first description of the novel, you said that she was also vanishing from her art. But what's really happening this year is that she's really, really creating the most vivid pieces of literature. Sì. Yeah. So it was really gravitating around, I mean, her writing, and she was really on the cusp of writing her most like fiercely pieces of literature, the Ariel poems. Okay. So, yeah. Bene, una domanda sul vortice creativo e sul vortice di queste emozioni, anche forti e contrastanti. Tutte le volte che mi pongono questa domanda di come io abbia potuto analizzare, amare, appunto tradurre in parole Sylvia Plath, io sono un pochettino tutte le volte sempre stupita, perché appunto come scrittrice sono addirittura incredula di aver scritto questo romanzo. Come scrittori noi cerchiamo di affrontare anche talvolta questioni, argomenti, personaggi che ci fanno paura, ed è questo che ho cercato di fare. Ho cercato di analizzare il più profondamente possibile cose e anche emozioni che erano lontane da
da me, perché io ho bisogno di questa intensità, ho bisogno di questa densità concetti di creazione artistica, quindi ho preso sulle mie spalle il dovere di provarci a raccontare la vita di Silvia Plath. E quando ho terminato di scrivere questo romanzo ero esausta, talvolta i lettori mi dicono di essere esausti quando terminano lettura di quest'opera, e così facendo ho scoperto molto del personaggio Silvia Plath. Una cosa che volevo fare, che leggerete nella storia, è slegare il personaggio Silvia Plath, la donna, la poetessa, l'icona, da la sua morte. Lei molto spesso è presentata soltanto ai posteri tramite la sua morte, il suo suicidio, ma era una musa, era una madre, era una scrittrice. Appunto mi fa tristezza sentirla sempre menzionata soltanto per il suo triste suicidio. Lei era molto di più di questo. Sappiamo che ci sono anche molti scrittori uomini che all'epoca hanno commesso suicidio, ma non se ne parla mai, non si rileva così tanto questa questione, appunto forse perché sono uomini. Prima abbiamo accennato che lei durante la gravidanza sentiva svanire la sua forza artistica, ma in un certo senso stava gravitando in modo molto vivido, e stava anche, era in gestazione una delle sue opere più grandi, la collezione di poesie Ariel. Un applauso intanto. Cito una poesia di Silvia Plath proprio per congedarmi, che chi era a Roma qualche giorno fa alla presentazione l'avrà già sentito, ma vale la pena per chiudere questo piccolo momento di intervista. In Lady Lazarus, poesia poi pubblicata postuma, Silvia Plath ha scritto: morire è un'arte come qualsiasi altra cosa, io lo faccio in modo eccezionale, ammetterete che ho talento. Grazie. Helen Cooled, Euforia, edito da Mondadori, tradotto da Monica Corbette. Grazie anche ad Alice Bertinotti per essere stata preziosa. Allora, adesso voi scendete dal palco e proseguiamo con la seconda intervista di questa finale, che è a Sara Mesa, autrice di Un amore. Prego, Sara Mesa, con Cecilia Ruiz, la sua interprete, libro tradotto da Elisa Tramontina, edito dalla Nuova Frontiera. Buonasera ancora. È un libro, anche questo è un romanzo che ha come protagonista una donna più o meno dell'età di Silvia Plath, una trentenne, si chiama Nat, è spagnola, vive in Spagna e si è appena trasferita, lei fa la traduttrice, in un paese della Spagna rurale, in un piccolo paesino chiamato proprio, e forse appunto non a caso, La Escapa, perché è lì che fugge, un paese che richiama un po' il libro di Sergio del Molino, dello scrittore spagnolo Sergio del Molino, La Spagna vuota, no? In questi paesi dell'entroterra in cui non si sente il rumore della contemporaneità per certi aspetti. È un libro che è stato definito ipnotico e anche enigmatico, il cui primo enigma forse è proprio contenuto nel titolo, da questo articolo indeterminativo, Un amore. Di quale amore si tratti? Lo scoprirete naturalmente leggendo il libro, ed è anche un libro di cui insomma non ti rimane impressa la trama spericolata, non accadono chissà volutamente, chissà quante cose. È un libro che procede più per sapienti omissioni, e voglio chiedere all'autrice, siccome ha scelto una protagonista femmina, se in questo abitare lo spazio di questo piccolo paese, Nat sconta il fatto di essere donna, cioè se il suo essere aliena, quasi che avesse una lettera scarlatta addosso, è perché è una donna e per di più una donna sola, oppure se poteva essere anche un uomo a vivere la stessa esperienza di alienazione e quasi di, insomma, essere rifiutata da un microcosmo così chiuso. Buonasera, y gracias por facilitar que esté aquí hoy hablando de mi libro, es un honor. Yo escribí esta novela, Un amor, con una protagonista femenina, porque soy mujer y
y me parecía lo más natural posible. Traté, de hecho, de hacer el libro más natural posible y más sencillo posible. Luego resultó algo diferente a mis propósitos, ¿no? Mi idea era qué ocurre cuando una persona sola, en este caso es una mujer, pero pensaba en alguien en concreto, se va a un lugar pequeño donde ya viven otras personas. ¿Qué ocurre ahí, no? Ella se va a un lugar, realmente no es ni siquiera un pueblo, es apenas un núcleo rural donde vive un puñado de personas que llevan mucho tiempo, y me interesaba explorar el conflicto de la llegada. Claro, en el caso suyo, al ser mujer, se añade elementos que no estarían si fuera un hombre, claramente. Ella llega, conoce a algunas personas, recoge un perro, trata de traducir un libro. No pasa nada realmente relevante. Todo lo que ocurre está por debajo de las palabras. ¿Cómo se siente ella? ¿Qué piensa de los demás? ¿Qué creen ella? ¿Qué cree ella que los demás piensan? Así que el libro partía de una historia, como digo, sencilla, pero se fue haciendo compleja, porque todos los temas no son explícitos. Grazie mille, buonasera. Per me è un onore stare qua e ringrazio a voi la possibilità di farmi parlare del mio libro in questa occasione. Un amore nato come un libro in cui si parla di una donna, perché io sono donna, in qualche modo era la cosa più naturale da fare. Volevo che fosse un libro naturale, volevo che fosse un libro semplice, poi si è complicato nel man mano lo facevo ed è diventato qualcosa di diverso. La cosa era esplorare che cosa succede quando una persona arriva in un piccolo posto dove già ci sono altre persone. Era un'esplorazione del conflitto rispetto a un arrivo. Che cosa succede? Naturalmente il fatto che Nat fosse una donna include degli elementi o comporta degli elementi che sono diversi a se lei fosse un uomo, naturalmente. Ma in qualche modo si accumulano i fatti. Sì, lei raccoglie un cane sta traducendo un libro, sta lavorando. Quello che succede è, in qualche modo, è al di sotto delle parole. In qualche modo questa è una storia che nasce come una storia semplice, ma pian piano si complica sempre di più. Sì, è una storia appunto dove la lingua parlata e tradotta è sia il mestiere della protagonista, ma è anche il tentativo costante della protagonista di decrittare i segni delle persone che le stanno intorno. Siccome l'ha citato l'autrice, riprendo il tema di un personaggio che è il cane, e lo faccio attraverso le parole dell'autrice stessa. Il cane si chiama Fiele. Neanche con Fiele le cose vanno come sperava. Il cane si rifiuta di entrare in casa, va e viene come gli pare e piace, senza attenersi a delle regole. È evidente che a causa di qualche trauma non si fida degli spazi chiusi. Quel che Nat non capisce è perché non si fidi nemmeno di lei dopo tanti giorni insieme. Ricorda quando l'ha visto giocare con i figli dei gitani e cerca di accarezzarlo come hanno fatto loro, dietro le orecchie, sui fianchi, ma il cane si mette sulla difensiva e scappa, visibilmente a disagio. Fiele è una delle figure più struggenti, anche più inquietanti, suggestive del romanzo. Qualcuno addirittura lo definisce un alter ego della protagonista. Chi è Fiele? Cosa rappresenta? Bueno, en principio no representa nada más que un perro. Yo cuando escribo trato de contar una historia y no estoy pensando en simbolismo, pero sí que es verdad que a medida que se avanza en la escritura, los elementos que la componen van cogiendo peso, ¿no? El perro es una representación más de las expectativas que una persona tiene y la realidad, el choque, digamos, entre el pensamiento o nuestros deseos, nuestras inquietudes y la realidad. Ella coge un perro, quiere cuidar un perro, pero el perro que coge es un perro bastante asilvestrado, palabra, la conoce, bastante poco acostumbrado a la convivencia humana. Y a mí me interesaba esto porque ella va a terminar haciendo con el perro cosas que le parecían terribles, tipo atarlo por la noche, tenerlo todo el día atado en una estaca,
porque teme que el perro se escape o que el perro se pelee con otros perros. Es decir, termina haciendo conductas que le parecían reprochables cuando las veía. Casi todo en el libro está lleno de estos pequeños acontecimientos. Como digo, no son grandes cosas, pero siempre se plantea el conflicto entre lo deseado y lo ocurrido, y también el choque con nuestros propios prejuicios, ¿no? Y nuestras propias opiniones previas sobre las cosas. All'inizio Fiele non è altro che un cane, semplicemente un cane. Con la mia storia, o quando scrivo un libro, cerco semplicemente di raccontare una storia, ma non penso a simbolismi in particolari, ma il processo di scrittura comporta una crescita e un complicarsi man mano si scrive. Il cane in qualche modo è un simbolo della differenza tra quello che ci si aspetta e la realtà. La Nata aveva una serie di pensieri, di idee su quello che poteva essere avere un cane, curare un cane, ma man mano voleva un cane in un certo modo. Questo cane è un cane silvestro, un cane selvaggio, non abituato al contatto con le persone, non abituato a essere chiuso, fino al punto che Nata inizia a fare delle cose che prima riprovava, inizia a legarlo, inizia a evitare che il cane possa uscire perché è preoccupata che possa litigare con altri cani o farsi del male o essere derubato, e quindi finisce per fare quelle cose che le aveva criticato. In qualche modo in tutto il libro ci sono diverse occasioni in cui si parla o si riflette su questo conflitto, su come c'è uno shock tra quello che si desidera o che si avrebbe voluto e quello che in realtà si ottiene. C'è uno shock pertanto tra i propri pregiudizi, le proprie opinioni e il contatto con la realtà. L'ultima brevissima domanda. Nat è una donna libera? Noi vediamo che a un certo punto liberamente lei decide di offrire il suo corpo a un uomo che è rappresentato come il tedesco, che semplicemente le ripara il tetto di casa. È libertà quella di Nat? Bueno, yo me preguntaría qué es la libertad. ¿Qué es la libertad? Ella es libre en cierto modo, y en cierto modo no lo es, pero creo que, como la gran mayoría de nosotros, ¿no? En condiciones normales, yo por lo menos me siento así. Tengo libertad para decidir montones de cosas, pero estoy sujeta para no hacer todas las cosas que quisiera. Eso a mí por lo menos me ocurre, creo que es bastante frecuente. Y mucha de este peso sobre tu libertad no está en tu mano tampoco resolverlo. Es así. Gracias. Yo haré un'altra domanda. ¿Cosa es la libertad? In qualche modo Nat è libera da una parte, ma dall'altra parte non lo è. Ma in qualche modo tutti noi viviamo così. Io stessa penso sono libera per tante cose, di prendere tante decisioni, per altri versi non sono così libera. Ma è anche vero che non è così umano riuscire a risolvere questo problema sulla libertà. Sara Mesa, un amore. Elisa Tramontina, edito dalla Nuova Frontiera, e grazie anche all'interprete Cecilia Ruiz, grazie davvero. Allora, vediamo il terzo libro in gara in questa finale, eccolo qua, Atti di sottomissione, invito Megan Nolan a raggiungermi, NN Editore, tradotto da Tiziana Loporto, grazie di nuovo ad Alice Bertinotti, benvenuta. Intanto il libro appunto nell'edizione inglese si intitola Acts of Desperation, quindi atti di disperazione, e già insomma è una scelta interessante quella della traduzione in atti di sottomissione. Lo dicevo prima, ha vinto il Sunday Times Young Writer of the Year Award, un libro di successo che vede la protagonista una ragazza di Dublino come l'autrice, che vive delle esperienze, diremo, borderline, assolutamente spericolate, tra alcol, droga, sesso subito, sesso cercato, spesso il piacere, il sesso è più, diciamo, assenza di dolore,
che di piacere in questo libro, ma è interessante come, come l'autrice parla proprio di questo tema, fino all'amore, l'incontro con questo ragazzo di cui sì, sappiamo il nome, che è Charan, un uomo molto bello, dannato, sfuggente, affascinante, che sarà il suo oggetto di pura devozione, ma anche in qualche modo il suo, la sua rovina, il suo aguzzino psicologico. Ma tutto questo è descritto sempre con l'assoluta consapevolezza di quanta colpevolezza ci può essere negli innocenti. E vi leggo proprio un passaggio per capire meglio questo concetto. Lui mi aveva privato di una parte di me, ma anche io stavo prendendo qualcosa da lui. Gli stavo togliendo la capacità di vivere senza di me. Gli anticipavo i soldi dell'affitto, cucinavo per lui, gli lavavo i vestiti, così che un giorno nell'immediato futuro non sarebbe più stato capace di ricordare come avesse fatto finora senza di me e non sarebbe stato capace di immaginare come farlo di nuovo. Ecco, le volevo chiedere proprio questo. Questo è un libro che non cede, pur nei racconti più spericolati, appunto, non cede mai né alla tentazione del giudizio morale, ma neanche alla tentazione opposta, che è quella di assolversi vestendo la maglia, i panni della vittima, della donna vittima. È così? Thank you. Thanks for having me. Yes, I was trying to think about this question a lot recently about how she uses things, about how the narrator uses things and how things that are morally neutral can be transformed depending on who's using them. I was sure there was some very basic, simple quote that summed up what I mean, and then I remembered it just today, which is a Rilke quote that says, he's talking about irony in writing, and he says, irony, if used cleanly, is clean itself. And then I thought that that's basically what I was trying to get at with the book, was that she's using these things that are morally neutral to me, sex, love, drinking, food. These are all things that are either neutral or have potentially great joy in them, but only if used in a certain way. And she's using them as a person who is desperate for meaning and desperate to attach things that don't belong there onto these activities or these sources of life. So yeah, I think that her relationship to what she is using, it's not wrong. As you say, I didn't want to judge her for what she was doing, but yes, I was trying to convey the idea that there's not really any, there are very few neutral things in the world. Everything is subjective, like a cup of coffee, a cloud, everything is different depending on who uses and looks at it. And so for her, sex and love are used very badly, and so they become something terrible for her. I don't think she's a victim, and I never set out to. And in fact, my main goal with the book was to portray a very bad heterosexual relationship in which it's not just a man being cruel or mean to a woman who's totally innocent. In fact, the opposite was my aim with the book, to show that a series of conditions lead them both to be able to play their parts, so that they've spent years learning these parts, you know. Mm-hmm. And that neither of them are good or bad, really, despite their worst or best instincts. Okay. Fantastic. Alicia. So you mentioned Rilke in your quote. Rilke, yes. grazie a tutti voi. Grazie a tutti voi per essere qui con me. E ottima domanda, mi stavo interrogando recentemente proprio su questo, su come usare questi concetti, questi temi come l'amore e l'odio nel libro. Questi sentimenti sono neutri di per sé, siamo noi che li trasformiamo con il punto
di vista che assumiamo. Cito Rilke, l'ironia, se usata in modo pulito, è pulita essa stessa. Questi sono concetti neutrali, siamo noi che ce ne appropriamo, quindi sesso, amore, cibo non sono connotati in se stessi, sono connotati per il nostro punto di vista, dovrebbero recarci gioia questi concetti. Se noi usiamo la gioia e un punto di vista gioioso, attribuiamo un significato a queste emozioni, ed è questo che accade nel libro. Questo è questo che volevo fare durante la mia scrittura. Effettivamente non c'è giudizio in alcune scene, anche spericolate, e io ho descritto dando un punto di vista neutro. Pensate alle nuvole, pensate al caffè, tutti noi sono cose di tutti i giorni e dipende dal nostro punto di vista se abbiamo avuto una buona giornata o una brutta giornata. In questo caso la mia protagonista ha il concetto dell'amore e lo maltratta parecchio, per cui si trova in una relazione molto molto complicata. Non penso che sia la vittima, ma penso anche che quello che volevo fare era descrivere una relazione di due giovani eterosessuali, una relazione d'amore che va storta, che finisce male, ma non soltanto l'uomo è cattivo e maltratta la sua compagna, anzi esattamente l'opposto, ognuno di loro gioca una parte diversa che va a creare un conflitto, e non esiste un buono o un cattivo in questa relazione. Molto interessante. Torno tra le pagine del libro di Megan Nolan, perché la protagonista, avrete fatto forse caso, non ha un nome. Il compagno sì, ma lei no. E scrive a pagina 130 dell'edizione italiana: e poi che individuo ero stata prima di allora? Qual era l'identità che sarebbe stata cancellata dal mio nuovo orgoglio di casalinga? Perché, come vedremo, lei fa le faccende di casa, si trasforma quasi in una serva di lui. Non ne avevo mai trovata una abbastanza resiliente da sopravvivere. Nei miei ricordi non c'era mai stata una così autentica da sentirne la mancanza. Ero scomparsa con assoluta tranquillità. Le voglio proprio chiedere questo: perché la protagonista non ha nome? Perché la sua personalità si scioglie, diciamo, in questo amore nichilista, o perché porta il nome potenzialmente di tutte noi e quindi nessun nome perché ha tutti potenzialmente i nostri nomi? Yes, I think both those things are true. I think that no name felt correct or appropriate for her because she doesn't conceive of herself as a real person, and that's sort of the whole point of her misery, is that she can't feel herself to be real, and so it didn't feel appropriate for me to name her because that sort of defines her in a way that wasn't in accordance with the book or how she feels about herself, and also because the book is she is so reliant on Kieran as a definition and as a sort of central point for herself and as an anchor, and the book is all about that obsession and why it happens and how it progresses. It felt good to me for her not to have a separate defining identity, because I wanted the book to be very intense and to just be about this time in her life and this exact kind of feeling about needing him more than anything else. So I think her namelessness was intended to suggest that that sort of buoyancy she's experiencing, where nothing is truly solid except for the moments that she spends with him. Anche questa un'ottima domanda, quindi non l'ho pensata come una protagonista senza nome per sottolineare questa questione, perché me l'ha detto il personaggio, la nostra protagonista non si sente reale, infatti cerca delle esperienze estreme per sentirsi viva, per sentire il suo corpo, per sentirsi reale, è per questo che non ho menzionato il suo nome. Poi vedrete, leggerete nel libro il suo amore,
amore, poi il suo fidanzato, in italiano Charan, in inglese Kiran, diventa un'ossessione, diventa la sua ancora di salvezza, diventa tutto ciò che è importante. Per questo ho ritenuto giusto non concentrarmi su di lei, sulla sua identità, ma concentrarmi sull'epoca della sua vita che stava vivendo, sulle sue emozioni di quel periodo. Per questo la mia protagonista è senza nome. Grazie Amélie, Megan Nolan, scusa, atti di sottomissione. Grazie anche alla, di nuovo ad Alice Bertinotti, NN Edizioni, tradotto da Tiziana Loporto. Allora, la mia mente andava avanti e quindi ho equivocato il nome. Chiamo adesso Amelino Tom, con Primo Sangue, edito in Italia da Voland, tradotto da Federica Di Lella. Monica Belmondo ci aiuterà in questa intervista. Grazie. Ok, allora, lo dicevamo prima, questo è un libro che è il 30° libro pubblicato, perché ne ha scritti 100, l'autrice, comunque cifra tonda, 30° romanzo, ha vinto il premio Renaudot per questo, che è un romanzo che è un romanzo ma è anche una biografia, racconta la storia del padre dell'autrice, padre scomparso proprio a marzo del 2020. Marzo del 2020 è uno di quei mesi spartiacque nella vita di tutti noi, era appena cominciato il Covid e suo padre quindi è scomparso senza che lei potesse congedarsi dal padre come si sarebbe fatto normalmente. E forse per certi aspetti questo libro è anche un risarcimento a quello strappo, a quella perdita così improvvisa e a quell'assenza di congedo. Leggo proprio dall'inizio del libro, che inizia in medias res, inizia dalla fine del libro, potremmo anche dire. Una ventina di minuti fa, quando ho sentito gridare il mio nome, ho capito immediatamente cosa significava e giuro che ho tirato un respiro di sollievo. Visto che stavano per uccidermi, non avrei più avuto il dovere di parlare. Da 4 mesi che patteggio per la nostra sopravvivenza, da 4 mesi continuo a lanciarmi in interminabili discussioni nel tentativo di rimandare il nostro assassino. Adesso chi difenderà gli altri ostaggi? Non lo so e mi angoscia pensarci. Il padre Patrick era un giovane diplomatico belga in quel momento in Congo, nei primi anni 60, e si trovò davvero davanti a un plotone d'esecuzione dei ribelli congolesi nella città di allora si chiamava Stanleyville. Forse non è un eroe, non voleva descriverlo come un eroe, ma sicuramente è il protagonista di un gesto eroico che salverà quasi 1500 ostaggi in quel episodio. In qualche modo anche lei è figlia di quel plotone di esecuzione, cioè la sua esistenza deriva direttamente, no, da quel gesto mancato, da quell'appuntamento mancato con la morte di suo padre. Che effetto le ha fatto prendere coscienza di questa di questo 1-2, no, da un gesto mancato una nuova vita, scrivendo il libro? Ça a été un très grand choc de découvrir en écrivant ce livre que mon père avait mis au monde un troisième enfant, moi, parce qu'il avait connu l'existence du peloton d'exécution. Quand j'ai écrit ce livre, je dois être une idiote, parce que quand j'ai écrit ce livre, je ne m'en étais pas rendu compte. Il a vraiment fallu que j'écrive ce livre jusqu'au bout, que je le termine, pour que tout à coup j'écrive la dernière phrase de ce livre et que tout à coup j'ouvre les yeux en me disant « Ah ! Mais en fait, c'est pour ça qu'il m'a mise au monde. C'est me donner un... C'est me mettre une certaine pression. Parce qu'un homme qui décide, pour avoir échappé à une mort pareille, qui décide avec la rage du survivant de donner le monde à un troisième enfant... Bon, c'est magnifique, mais imaginez le troisième enfant. Qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Bon, heureusement, ce qui m'a grandement protégée dans cette histoire, c'est que je ne m'en étais absolument pas rendu compte. Mais maintenant, je m'en suis rendu compte. Donc oui, ça me met la pression. Alors, pardon.
Sì, beh, è stato uno shock scoprire. L'ho scoperto scrivendo che mio padre praticamente aveva messo al mondo un terzo figlio dopo questa esperienza, cioè me, perché aveva conosciuto appunto il plotone di esecuzione. E io all'inizio della scrittura ho pensato di essere un po' idiota, perché non me ne ero resa conto di tutto ciò, e ho dovuto portare il libro fino alla fine prima di capire che questo era il motivo per cui io ero stata messa al mondo, la ragione della mia esistenza. E questo indiscutibilmente mi ha messo della pressione. Immaginate quest'uomo che, dopo essersi trovato di fronte a un protone di esecuzione, decide con rabbia, un sopravvissuto, di mettere al mondo un terzo figlio. Beh, qualcosa di magnifico per lui, per il figlio già diventa un pochino più complicato. Per questo ho sentito molta, molta pressione, anche perché di tutto ciò non mi ero resa conto. Il libro è, dicevo in apertura, un romanzo, ma è anche a tutti gli effetti una biografia che arriva solo fino a quel giorno, proprio al giorno in cui lui non muore, quindi dal fatto che diventa un sopravvissuto poi ha origine tutta un'altra storia, no? Quindi in questo libro potremmo dire che è tutto vero, dal disprezzo del padre dell'autrice per il colonialismo, lui in qualche modo simpatizza, capisce le ragioni di quei ragazzi congolesi che lo stanno per uccidere, è tutto vero quello che accade nel castello del nonno, dove da bambino il protagonista andava a fare le vacanze, e in questa aristocrazia desargenté, cioè senza più soldi, belga, c'erano dei riti, delle abitudini crudeli, darwiniane nei confronti dei bambini, venivano di fatto lasciati anche morire di fame e di freddo, tutto vero. E allora perché ha scritto un romanzo? Cioè, quale libertà le ha concesso la finzione che la mera biografia di suo padre non le avrebbe concesso, non avrebbe permesso? C'est complètement un roman, parce que si tous les faits sont vrais, l'énorme fiction de ce livre, ce sont les sentiments. Mon père était un homme qui ne disait pas ses sentiments. Il a vécu des expériences aussi extrêmes que celles décrites dans ce livre, et les rarissimes fois qu'il en parlait, il n'y mettait aucun sentiment. Il disait « Oui, j'ai vécu le peloton d'exécution et puis j'en ai réchappé. Oui, j'ai failli mourir de faim dans mon enfance. » Enfin, il racontait ça, mais comme une plaisanterie. Ça m'a toujours paru extrêmement étrange parce que, à l'évidence, mon père était un homme qui éprouvait beaucoup de sentiments. Je l'ai beaucoup observé quand j'étais petite et même quand j'étais pas petite, et je voyais beaucoup de sentiments sur son visage, mais ces sentiments n'étaient pas exprimés, ça ne se faisait pas, surtout pas les sentiments douloureux. Dans le milieu d'où je viens, avouer qu'on a souffert, mais c'est de la grossièreté pure et simple. Or, dans ce livre, il y a des sentiments, il y a même l'ébauche d'un aveu de souffrance. Et ça, croyez-moi, c'est de la grande fiction. Donc, ne serait-ce que pour ça, ce livre mérite totalement de s'appeler roman. Mérite totalement. De s'appeler roman. Sì, questo libro è decisamente, completamente un romanzo. È tutto quello che è raccontato nel libro è tutto vero. E quello che invece è romanzo in questo libro sono i sentimenti. Mio padre era una persona che non era avvezza a esprimere i propri sentimenti, pur avendo vissuto delle esperienze estreme come quelle di cui si parla nel libro, raramente parlava di sentimenti, e quando toccava, sfiorava l'argomento, quando parlava per esempio del plotone, di essersi trovato di fronte al plotone di esecuzione o di aver rischiato di morire di fame durante l'infanzia, ne parlava con un tono quasi di scherzo, con leggerezza,
E questo a me sembrava strano, perché io ho osservato molto mio padre, sia da bambina che poi anche negli anni, ed era un uomo capace di molti, molti sentimenti, anche se per l'ambiente in cui lui era cresciuto i sentimenti non si esprimevano, e non si esprimevano soprattutto i sentimenti dolorosi, perché dare espressione al dolore era considerato una volgarità nel suo milieu. Quindi in questo senso, per queste sfumature, per questi argomenti che tratta riguardando i sentimenti, il mio libro ha pieno titolo per essere definito un romanzo. E d'altronde suo padre non aveva avuto un'educazione sentimentale, nessuno gli aveva insegnato ad essere padre, perché come si legge nel romanzo lui aveva perso suo padre da piccolo, quindi non aveva avuto un modello di comunicazione, dei sentimenti a cui ispirarsi. Allora, Primo Sangue, Melino Tomb, Voland, grazie anche alla interprete Monica Belmondo, grazie per averci aiutato, e anche alla traduttrice Federica Di Lella. Andiamo adesso all'ultima intervista, all'ultimo autore. Chiamo sul palco Mikhail Shishkin, benvenuto, autore di Punto di fuga, edito da 21 lettere. Chiamo anche Laura Chiadò, l'interprete, prego. Sì, l'acqua è lì, i bicchieri sono puliti. Tradotto appunto da Emanuela Bonacorsi, è un romanzo anche questo, ma è un romanzo epistolare, è l'unico romanzo epistolare di questa cinquina, si svolge nei primi del Novecento ed è una storia d'amore, una storia di guerra, è tutte e due le cose. Sicuramente è una storia quanto mai profetica, perché l'autore l'ha scritta nel 2010, anche se appunto è stato recentemente tradotto nel nostro paese, e appunto a conferma della sua straordinaria attualità. I protagonisti sono due giovani innamorati, Volodia o Vladimir e Alexandra o Sashka. Si scrivono per lunghissimi anni queste lettere d'amore, con una assoluta discrasia temporale tra le domande e le risposte, tanto che a un certo punto non importa più il rispetto dei tempi, ma importa che cosa si dicono, quanto raccontano e quanto si raccontano in questa scrittura così potente e così intima. Io vorrei fare subito una domanda a partire da una pagina di questo romanzo, in cui un ufficiale dell'esercito muore, il protagonista maschile è mandato a combattere una guerra lontana, una guerra in Cina durante la rivolta dei boxer nei primi del Novecento, muore questo ufficiale perché si è fortemente ubriacato, e lui scrive: come è tutto stupido. Eppure nella lettera alla famiglia verrà scritto che è morto da eroe. D'altra parte, cos'altro scrivere? La verità? Quindi non posso che farle una domanda sul senso, diciamo, della verità, di quanto la prima, diciamo, vittima nelle guerre sia la verità, e quindi sul senso della propaganda in una guerra. В этой книге я создаю метафору будущей войны, в которой мы сейчас живем. In questo libro io creo una metafora di una guerra che verrà, ed è la guerra che noi abbiamo alle nostre porte, nella quale noi ora viviamo. В 2013 году Украина сказала: «Je suis Europe». Nel 2013 l'Ucraina disse: «Je suis Europe». Europa ответила молчание. E l'Europa rispose con il silenzio. Путинский режим отобрал Крым, начал эту войну. E il regime putiniano, annettendo la Crimea, diede inizio a questa guerra. В 2014 году в The Guardian я опубликовал текст, который назывался Putin's black hole, чёрная дыра Путина. Чёрная дыра Путина. Nel 2014 il The Guardian pubblicò un mio articolo intitolato, l'autore l'ha già detto in inglese, Il buco nero di Putin.
Я объяснял, что у Путина нет сердца и нет души. Там черная дыра, в которую уже втянулись Россия и Украина. E io spiegavo in questo articolo che Putin era privo di cuore, era privo di un'anima, era solo un buco nero che stava ormai inghiottendo la Russia e l'Ucraina. И он в пути, он втянет, всосет в эту черную дыру весь мир. E lui in questo buco nero attira come per assorbire tutto quanto il mondo. Но кто слушает писателей? Ma chi è che ascolta uno scrittore? И вот сейчас весь мир втягивается в эту черную дыру в страхе перед красной кнопкой. E ora tutto il mondo è come proiettato, come preso, avvolto da questo buco nero di fronte al terrore del pulsante rosso. И наконец только сейчас Европа сказала: «Je suis Ukraine». E finalmente solo ora l'Europa ha detto: «Je suis Ukraine». И наконец сейчас все вместе мы проявляем солидарность с борьбой против этой черной дыры. E finalmente ora noi tutti insieme siamo solidali, esprimiamo la nostra solidarietà rispetto al pericolo di questo buco nero. Эта война не между украинцами и русскими. Non è una guerra tra ucraini e russi. Эта война между людьми и не людьми. È una guerra tra uomini e non uomini. И люди говорят и на русском, и на украинском языке, и борются за свою свободу. Le persone parlano in russo, parlano in ucraino e lottano per la propria libertà. А не люди борются против свободы и демократии и исполняют преступные приказы. Mentre i non uomini agiscono contro la libertà e danno esecuzione a degli ordini criminali. И в самой России люди выходят на улицы протестовать против войны, а не люди их сажают в тюрьму. E nella Russia stessa gli uomini scendono in piazza per protestare contro la guerra, i non uomini mettono gli uomini in carcere. И что может сделать писатель в такой ситуации? Cosa può fare uno scrittore in una situazione simile? Только защищать свой язык. Вот я защищаю против Путина мой русский язык. Solo difendere la propria lingua. Io difendo la mia lingua, il mio russo, la mia lingua russa contro Putin. Потому что Путин ведет войну против всей культуры и против нас с вами. Perché Putin sta facendo una guerra contro tutta la cultura, sta facendo una guerra contro tutti noi. No, no, prego. Sì. Deve finire. У меня есть еще много что сказать. Avrei ancora tante cose da dire. Approfitto per fare una domanda perché ha detto qualcosa di molto interessante. Ha detto non uomini, tra uomini e non uomini. Eppure c'è un altro passaggio del libro che appunto l'ha detto lei stessa, una potente metafora anche del presente, in cui emerge invece l'umanità anche tra i cattivi, perché c'è il tema delle catene di comando, no? Lei ha parlato di Putin, ma poi ci sono i soldati semplici. Abbiamo visto tutti in questi giorni le immagini di quel ragazzo di 19 anni, il soldato russo, chiamato a rispondere di ordini che riceveva, no? E c'è un passaggio di questo suo libro in cui viene catturata una spia cinese, quindi un cattivo da parte degli inglesi, e il protagonista scrive alla sua amata: sotto i nostri occhi gli inglesi hanno catturato una spia cinese. Il ragazzo era molto magro, pelle e ossa, e aveva la testa rasata.
Quando mi è passato davanti, i nostri sguardi si sono incrociati, orrore e disperazione nei suoi occhi. Continuava a singhiozzare, probabilmente per la paura. Mi sono girato velocemente, non ho retto. Anche adesso sento su di me quello sguardo. В этой книге для меня было главное ничего не придумывать. In questo libro per me importante era non inventare nulla, cioè non escogitare nulla di nuovo. И когда я писал военные сцены, я использовал письма, документы, мемуары солдат, которые там были. E quando scrivevo scene di guerra, facevo ricorso alle lettere, alle memorie, ai diari, agli scritti di coloro che avevano partecipato a questa guerra. E quando voi читаете эту книгу, вы понимаете, это невозможно придумать. E quando leggerete questo libro, vi renderete conto, capirete che certe scene non si possono inventare. Вот этот взгляд, о котором вы сейчас прочитали, его невозможно придумать. Я возвращаю тому человеку его жизнь и его взгляд. Questo sguardo di cui lei ha appena letto è uno sguardo che non può essere inventato. Quindi io riporto questo sguardo, restituisco questo sguardo a quella persona. E quindi esiste l'umanità anche in chi combatte la guerra dalla parte dei non uomini. В этой книге очень много жестокости, столько, ровно столько, сколько ее в жизни. In questa vita, in questo libro c'è molta crudeltà, una crudeltà che dura tutta la vita. Но эта книга о преодолении жестокости. Ma è un libro di superamento della crudeltà. Эту жестокость можно преодолеть только человеческим теплом. E questa crudeltà può essere superata solo con il calore umano. И смерть – это не только трагедия, но это еще и дар, который нам помогает понять мудрость этой жизни. E la morte non è solamente qualche cosa di tragico. La morte è anche un dono che ci aiuta a capire la saggezza della vita. Солдаты, которые совершают преступления в моей книге, да, они дома били своих жен, это грубые крестьяне. I soldati che nel mio libro si rendono colpevoli di crimini sono sostanzialmente dei contadini che nella loro vita in Russia, a casa, picchiavano le proprie mogli. Но в страхе перед близкой смерти они начинают понимать, что в этой жизни важное. Però, di fronte alla paura rispetto alla morte anche di chi ti è più vicino, chi ti è più caro, iniziano a capire che cosa veramente è importante nella nostra esistenza. E они пишут домой письма тем женам, которых они били. Они объясняются им в любви. Они пишут: «Дорогая моя, любимая». Scrivono lettere alle proprie mogli, che a casa picchiavano. Ma in queste lettere dichiarano il loro amore. E l'incipit delle lettere è: «Cara mia, amata mia». Мы превратили, человечество превратило этот Божий мир в ад. L'umanità, noi, abbiamo trasformato i sentimenti umani, il mondo, in un inferno. И единственное, что можно этому противопоставить, это любовь. E l'unica cosa che ci permette di contrastare questa situazione è l'amore. Володя и Саша в моем романе – это каждый мужчина и каждая женщина, это Адам и Ева. Nel mio romanzo Володя и Сашка sono tutti gli uomini e tutte le donne, sono Адамо ed Ева. И они вместе, даже если их тела разлучены. E sono insieme, anche se i loro corpi in realtà sono separati. Если люди любят друг друга,
Они вместе, даже если их разделяет не только расстояние, но и смерть. Se una coppia si ama, sono insieme, continua a restare insieme, anche se sono separati non solo dallo spazio fisico, ma addirittura dalla morte. E infatti. In Assamandiere. И кончается мой роман тем, что все мы превращаемся в то, чем мы были всегда, теплом и светом. E il mio romanzo finisce in questo modo. Noi tutti ci trasformiamo in quello che siamo stati, ci trasformiamo nel calore e nella luce. Grazie, Michael Siskin, punto di fuga. Grazie anche a Laura Chiadò che ci ha aiutato in questa intervista, tradotto da Emanuela Bonaccorsi, edito dalla casa editrice 21 Lettere. Allora, scendo anch'io, prego, perché adesso, insomma, si entra proprio nel vivo di questa serata che inevitabilmente vedrà tra questi cinque bellissimi romanzi un o una vincitore o una vincitrice. E allora io chiamo sulla pedana, ma insomma siamo sotto la pedana stasera, Stefano Petrocchi, direttore della Fondazione Bellonce, ed Eugenio Tangerini, responsabile delle relazioni esterne di Viperbanca. Ci sono, sì, i microfoni. Tra poco, come dire, arriverà il momento clou, ma ci tenevo a farvi una domanda che inevitabilmente, perché questa è un'edizione che ci interroga molto, anche proprio come ruolo della cultura, della letteratura, è la prima volta in noi che il Premio Strega Europeo va in scena, accade mentre a non moltissimi chilometri di distanza accade una guerra, cioè una guerra, ce ne parlava adesso Siskind. Qual è il ruolo della cultura e di questo premio letterario in un momento così delicato? Beh, mi viene da pensare a una parola che sentiamo dire molto spesso oggi dai mezzi di comunicazione di massa, geopolitica, o anche solo geografia. Bene, la geografia dice che dobbiamo stare insieme. Non abbiamo un altro spazio dove andare, noi, paesi europei. Allora possiamo stare insieme come l'abbiamo fatto per centinaia di anni, separandoci violentemente gli uni dagli altri, conquistandoci uno con gli altri, facendoci la guerra. Oppure possiamo fare quell'altro modo, che pure facciamo da centinaia di anni. Possiamo continuare a leggerci gli uni gli altri, a tradurci, a scambiarci merci, beni, ad andare, come dire, gli uni nei paesi degli altri. Dobbiamo solo scegliere quale ci piace di più. Io non avrei dubbi. Grazie Stefano Petrocchi. Chiedo anche a lei, Tangerini, a nome anche insomma di Viperbanca, ma in questo momento che sfida il concetto di Europa, sia in termini appunto di confini politici, geografici, ma forse mai quanto adesso ci sfida in termini culturali. Ma guarda, io cerco, Eva, di risponderti prendendolo alla larga, ma sarò molto breve. C'è una frase che mi aleggia in testa da tre giorni in questa full immersion al Salone, che è una frase di Erasmo da Rotterdam, non so dove l'ho pescata, forse da una corrispondenza, forse da qualcuno che aveva uno slogan da in qualche stand. E la frase di Erasmo, che forse funziona anche come risposta a quello che mi hai chiesto, è: la buona letteratura rende umani. Noi abbiamo bisogno di tornare più umani, abbiamo bisogno di buona letteratura, abbiamo bisogno di parole che non siano le parole dell'odio, che non siano le parole della sopraffazione. Questo ci può aiutare a ritrovare quell'identità, quel senso di Europa che forse in parte stiamo perdendo, ma soprattutto abbiamo bisogno di parole che ci aiutino a cercare di decifrare la complessità di questo momento. Allora, stasera ne abbiamo avute tante di queste buone parole, hanno avuto un senso, l'umanità è emersa, gli autori sono importantissimi, ma i traduttori, e qui sta il senso del nostro premio Viperbanca, non lo sono da meno. La loro officina, per usare una parola cara a Pasolini, anche la sua presenza è stata evocata tante volte in questi giorni, il loro saper fare, Bolla ha descritto tanto bene, il loro creare ponti, proprio nel momento in cui, non metaforicamente, i ponti vengono distrutti, è un ruolo essenziale, importante. Siamo insieme, bisogna fare rete. Per noi la cultura è... e la letteratura, e di conseguenza la lettura, è un bene sociale da difendere, è un'occasione di sviluppo anche economico. Abbiamo bisogno di più cittadini responsabili, di gente che legga, di gente che non si faccia manipolare, perché vincano le parole dell'umanità. Questo è il senso di essere qui tra voi stasera.
D'altronde, grazie. D'altronde la parola Europa nella sua etimologia, anche mitologia, significa proprio colei che ha un ampio sguardo, quindi mai come adesso c'è bisogno di questo sguardo ampio e di unione. È il momento clou di questa serata, la busta con il nome del vincitore o della vincitrice e relativa traduttrice o traduttore, il direttore della Fondazione Bellonci, Stefano Petrocchi, annuncia. Allora, il Premio Strega Europeo 2022, nona edizione, viene assegnato in sequo a Primo Sangue di Amerino Tomb, tradotto da Federica Dinella, pubblicato da Voland. E A punto di fuga di Mikhail Shishkin, tradotto da Emanuela Bonacorsi e pubblicato da 21 Lettere. Ahimè, abbiamo un solo trofeo, dovete condividerlo. Allora, in questo momento tenetelo entrambi con una mano, one each. Io prendo i vostri libri. Chiamiamo anche i due traduttori, Federica Di Vella e Emanuela Bonacorsi. Prego. Con una mano può tenere questo per i fotografi, con la sua altra mano può tenere questo. Sono, ricordiamolo allora, Amerino Tomb con Primo Sangue, pubblicato in Italia da Voland, e Punto di Fuga, pubblicato in Italia da 21 Lettere, autore Michael Shishkin,